Allora, nome e cognome? Alessandro Santaromita. Green Project, Pardiani. Pardiani CSF, Faizanè. Perfetto. Allora, com'è andata ieri? Ieri abbastanza bene, dai, siamo riusciti a inserirci in 5 in quella che è stata poi l'azione decisiva, no? Sulla prima salita. Forse è mancato il finale, però in compenso è stata una buona prestazione da parte della squadra, che fa ben sperare per i prossimi giorni. Sì, era la tappa più dura ieri, però adesso c'è quel minutino lì da rosicare al leader della classifica, che potete lavorarci su queste salite in questi giorni, anche se magari il terreno non è più bello come ieri per attaccare. Sì, esatto, in teoria ieri era la tappa più dura, con più dislivello, però oggi non è sicuramente semplice, in più il tempo non è dei migliori e bisognerà stare attenti e comunque trovare spazio per provare ad attaccare Paredes del Medellin. Impressione sulla Cina? No, è la prima volta qua, devo dire molto bello, anche gli hotel, le strade perfette, è veramente bello. È la prima volta in Cina ovviamente, sì, né? Sì, prima okay. volta. Sensazioni in quota, sensazioni su questi percorsi qua, un po' in mezzo alle montagne? Devo dire, il primo giorno, cioè la prima tappa, quella con che si arrivava solo 3008, è stata molto molto impegnativa, ho fatto veramente tanta fatica, non mi aspettavo così tanto, però giorno per giorno ci stiamo tutti più o meno abituando, perché comunque sono altitudini che nessuno ha mai corso su queste montagne. Grazie mille Alessandro, in bocca al lupo per oggi soprattutto, perché serve.